Carlo D'Armasio, il suo secondo viaggio a Cannes. Nel primo, diciamo, hai sfiorato Sylvester Stallone, sì, che, diciamo, a premi Oscar, insomma, non sta messo male. Poi torni a Cannes, sempre con un ruolo importante in un film di Alice Rohrwacher, e poi, diciamo che in Mondovisione c'è il tuo dialogo con Roberto Benigni. Iniziamo da lì. Non ti chiederò mai cosa vi siete detti, perché tanto io e te già lo sappiamo. Ma sinceramente quello che voglio chiederti, com'è questa vita nuova a distanza di un anno? Cioè di 2 anni, anzi. Quanta acqua è passata sotto i ponti, ma soprattutto, insomma, diciamo, iniziare questo percorso con Alice e poi ritornare lì sempre con Alice e avere comunque un notevole successo è qualcosa da raccontare e da segnare nel libro della vita, insomma. Certo, perlomeno per me che sono avanti negli anni. Com'è stato quell'ingresso secondo? L'ingresso secondo a Cannes è stato per me come se fosse la prima volta, sì, perché lì è un'emozione, penso che non finisce mai, come la vedo io. Ora sono 2 volte, però c'è un proverbio che dice non c'è 2 senza 3, vediamo un po' come va a finire. Beh, insomma, Carlo è abbastanza sempre positivo e positivo. Senti, questa volta come è stato lavorare in questo secondo film? Nel senso, live motive probabilmente potrebbe essere simile a quello delle meraviglie del primo film, ma in realtà da quello che, insomma, si legge dalle critiche, poi vedremo nei prossimi giorni nei cinema, sia Orvieto che Bolzene, in altre realtà, insomma, che cosa c'è secondo te di piccole differenze o macroscopiche o grandi differenze tra Le Meraviglie e Lazzaro Felice? Lazzaro Felice è un film più complesso, molto più complesso delle Meraviglie, benché siano 2 film favolosi tutti e 2, che hanno vinto dei premi abbastanza prestigiosi. Lazzaro è più complesso, sia nella lavorazione e poi anche nei luoghi che abbiamo girato il film, e poi anche nelle situazioni che si aggregavano mano a mano che si girava il film, erano complesse, sia anche quelle strutture, le scenografie per me doppie anche delle Meraviglie. Senti, da decano, perché ormai sei decano, delle nuove scoperte artistiche che fa Alice, questi nuovi compagni di viaggio, diciamo, che un po' come te sono entrati nel mondo del cinema all'improvviso, come si sono comportati? Gli ha dato sicuramente qualche consiglio, ma certo, loro, insomma, come l'hanno vissuta? Come, sì, l'hai vista? Beh, come ha detto prima anche Adriano, si era creata una famiglia e da lì è partito tutto, insomma. I consigli che me lo date pure Adriano, io quando giravamo l'accettate volentieri, e gli hanno fatto anche, mi ha ringraziato perché mi ha detto sì, mi hanno fatto comodo. Perlomeno io l'ho vista così. L'ultima cosa che ti chiedo, tante volte, diciamo, ecco, si è parlato di Alice, del suo rapporto con le persone, con gli attori. Io una cosa che ti chiedo, che tu, diciamo, conosco in parte perché molte volte ne abbiamo parlato, però è bello anche, insomma, raccontarlo a tutti. Cioè, questo rapporto che è nato tra te e Alice, ma che Alice costruisce con ognuno di voi, trova un modo, come mi hai detto anche altre volte, ma in maniera semplice, di dire, ecco, quale è il valore umano di una persona che va 2 volte a Cannes e si vince 2 premi, che però continua il suo lavoro
forse come la possiamo dire l'abbiamo conosciuta molte altre volte anche prima che la vedessimo su quel red carpet. Alice è in quel modo, io penso, è come la vedo io, lei rimane sempre con i piedi per terra, è una persona umanissima, sia con tutti gli attori, sia quelli famosi e quelli che non sono famosi. Riesce a entrare dentro i personaggi benissimo, è una persona che ti posso dire, è stupenda, una persona stupenda in tutto, umana prima di tutti, e riesce a farsi volersi bene proprio in una maniera incredibile. Io perlomeno ho visto che tutte le persone che lavorano con lei ci lavorano con entusiasmo e passione, perché proprio mentre che giri il film lei te la fa entrare la passione dentro. E riesce anche a non farti svegliare. Ti approccia proprio sul film, entri dentro il film che tu nemmeno te ne accorgi. E ho visto anche Adriano, ci è entrato piano piano. E mano a mano che giravamo diventava sempre più bravo.